Buongiorno e bentornati alla nostra rubrica, nuova rubrica di Smart Marketing, il sonno della ragione. Questa è la seconda puntata. La scorsa volta, dottor De Vincentis, abbiamo parlato dei miracoli e anche oggi in una certa misura parleremo di cose miracolose. Voglio parlare di, riprendendo un vecchio articolo che mi è rimasto impresso della fine degli anni 90 della rivista Focus, che parlava del farmaco più miracoloso al mondo. Un farmaco così efficace che è il miglior risultato della medicina da quando esiste praticamente, un farmaco che è così efficace che i medici e la scienza medica lo utilizza come test e controparte, come prova, come farmaco prova all'interno dei, per testare gli altri farmaci. Eppure è solamente una pasticca di acqua e zucchero. Di cosa stiamo parlando, dottor De Vincentis, e ci spieghi meglio che cos'è il placebo? Esatto, stiamo parlando appunto dell'effetto placebo, ossia nel momento in cui noi assumiamo un farmaco o una molecola priva di principio attivo, otteniamo comunque un risultato clinico e terapeutico significativo. E questo dipende anche da una serie di fattori che non sono soltanto personali, ma sono addirittura culturali, relazionali e biologici. Nel senso che se io ho una buona aspettativa nei confronti di questo principio che in realtà non è attivo, ottengo dei risultati. Se questa aspettativa è condivisa da un gruppo di appartenenza o è condivisa addirittura dal mio contesto culturale, nel senso che la cultura del luogo conosce perfettamente gli effetti di quella cosa, allora il risultato è ancora migliore. Relazionale significa che se ho una buona relazione con chi me lo sta somministrando e ho una grandissima fiducia in chi me lo sta somministrando, il risultato è ancora migliore. Perfetto, quindi praticamente l'aspettativa genera in noi praticamente un desiderio di guarigione, potremmo dire in questo senso. Alcuni detrattori dicono che l'effetto placebo sia in realtà un'invenzione della medicina e che in realtà la mente umana non abbia tutto questo potere di autocurarsi. Ma in realtà quando un'aspettativa è forte, quando io ho grande fiducia nel medico, un farmaco, una pasticca di acqua e zucchero può darmi, risultati stupefacenti. In base a quale criterio? Cioè, è davvero così potente la mente umana che può generare delle sostanze che possono curarci? Il placebo dà delle reazioni che non sono soltanto psicologiche, ma sono anche biologiche. Psicologiche nel senso che io vado a ricercare i segni della guarigione e quindi se li ricerco li interpreto e di conseguenza sento questa guarigione fisica. Da un punto di vista biologico, perché si scatena comunque nel mio cervello e nel mio organismo una reazione biochimica che può portare anche a delle modificazioni di carattere fisico, realmente fisico. E l'effetto placebo è così importante, come ha citato lei, come ha detto lei all'inizio, che viene utilizzato nella sperimentazione clinica, vengono utilizzati dei metodi per difendersi dalla trappola dell'effetto placebo. Infatti viene fatto quello che viene chiamato esperimento in doppio cieco, nel senso che né lo sperimentatore né il paziente sa qual è la differenza tra la molecola con il principio attivo che sta assumendo e la molecola senza principio attivo, ovvero il placebo, proprio per evitare influenze e suggestioni reciproche, proprio per evitare l'effetto placebo e quindi per poter essere certi che il farmaco con il principio attivo reale abbia una funzione che sia superiore all'effetto placebo, che è abbastanza universale, anche se non è ovviamente controllabile. Vorremmo fare degli esempi ai nostri spettatori di questa rubrica, appunto, quindi c'è qualche esempio concreto, qualche aneddoto particolarmente significativo in letteratura scientifica che ci può citare proprio per dare un assaggio ai nostri spettatori di quanto sia potente l'effetto placebo? Esiste un caso aneddotico particolare, abbastanza famoso, ed è il caso del signor Wright, ossia è un esempio clinico di come la convinzione assoluta nel potere di un farmaco possa determinare delle reazioni cliniche significative. Il signor Wright aveva un linfoma con una metastasi in diverse parti dell'organismo. Quando assunse un farmaco che fu presentato come una innovazione, un farmaco molto potente, il Creviozen, allora il signor Wright ottenne delle reazioni significative a tal punto che il suo tumore cominciò addirittura a ridursi.
Questo è un caso famoso tra i più citati, soprattutto nei libri che fanno riferimento al rapporto mente-corpo. Però bisogna stare molto attenti, perché, come ho detto, il placebo non è controllabile. Io non posso decidere le reazioni fisiologiche del mio organismo nei confronti del farmaco, perché questo dipende da una serie di fattori che sono anche lontani dalla mia aspettativa. Nel senso che fattori relazionali, fattori culturali, fattori personali entrano a far parte di questo meccanismo, per cui io posso avere una reazione ad un farmaco diversa da quella che potrebbe avere lei o da quella che potrebbe avere un'altra persona, ma posso avere anche un'aspettativa negativa nei confronti di un principio, di una molecola. Quindi le reazioni sono diverse, non sono controllabili, ma soprattutto non sono prevedibili. Perfetto, è interessante questa cosa qui, perché benché non sia testabile come effetto sui singoli individui, perché possono avere reazioni diverse, l'effetto placebo è così importante in medicina che serve per testare i farmaci reali, perché effettivamente l'aspettativa, un farmaco per essere messo sul mercato deve superare ovviamente la pasticca di acqua e zucchero, l'effetto placebo, quindi è significativo. Questo ci fa capire quanto la nostra mente ci riesce a autoingannare, che poi è anche lo scopo di questa rubrica, nuova rubrica, che è appunto il sonno della ragione. Affronteremo anche presto, nelle prossime puntate, anche una cosa che è molto legata all'effetto placebo, che possono essere appunto le cure miracolose, insomma, di cui dovremmo comunque parlare, e di come funzionano tante medicine alternative. Quindi, anche perché l'effetto placebo è proprio alla base di molte presunte guarigioni legate non soltanto ai miracoli, ma anche alle cosiddette medicine alternative. Tant'è che mi piace citare questo studio, uno studio abbastanza recente, ha evidenziato che addirittura quando una persona sa che sta assumendo l'effetto placebo ha anche delle reazioni positive. Per il semplice fatto che lui, sapendo, conoscendo probabilmente che l'effetto placebo ha comunque una sua efficacia, quindi c'è un'aspettativa nei confronti del placebo. E questa aspettativa nei confronti del placebo determina addirittura una reazione clinica significativa. Per cui funziona anche quando una persona sa che sta assumendo il placebo. Il placebo, quindi l'autoinganno. O meglio, può funzionare. L'autoinganno continua a funzionare. Esattamente. Quindi dovremmo capire quanto è potente la nostra mente, quanto può discernere la realtà, ma anche quanto può autoingannarsi. E spero che lo scopo di questa nuova rubrica di Smart Marketing lo possa fare. Ci piace finire ogni puntata di questa nuova rubrica di Smart Marketing, appunto il sonno della ragione, con una citazione ad hoc. Abbiamo trovato questa molto bella, che è proprio perfetta per gli argomenti che abbiamo trattato oggi. Il potere del placebo si basa su unità di mente e corpo, e la sua forza è stupefacente. E l'ha detta il grande saggista Willy Tato.